Lino, ti vorrei arrivare anche il sindaco eventualmente in Bahrain? Penso di sì. Andrete insieme, il presidente del Palermo e il sindaco. Ma il Palermo verrà visto in questa impresa di investimento e coinvolgimento del Montenegro come il faro, no, come il punto di aggregazione, no, come il punto di immagine di tutta l'operazione, perché il calcio dà immagine. Quindi state andando verso questa direzione, quella precedente con quegli imprenditori arabi che c'erano? Ma siamo arrivati a questi attraverso loro. Ho sentito in un'intervista che faceva che sarete anche a Londra, sempre in quest'ottica di questi rapporti che stanno. Sì, stiamo lavorando già da parecchio tempo, cioè io vado a Londra tutte le settimane, ritorno indietro per il marketing e sia per queste cose qui, stiamo lavorando, ma lavorare non vuol dire andare sui giornali, vuol dire lavorare sotto sotto. Io ve l'ho accennato, non voglio che diventi sulla stampa tutte le settimane, aspettate, stiamo lavorando, vediamo di arrivare al risultato. Modo per garantire un futuro. No, il futuro c'è anche senza calcio, il futuro è grande se andiamo in Serie B, perché la riporteremo in Serie A subito. Io sto già facendo i piani senza nessun investimento straniero, sia per la Serie A sia per la Serie B dell'anno prossimo. I bilanci vanno preventivati prima. Poi Gazzetta. Presidente, buongiorno. Volevo chiederle, rivedendo il film degli ultimi mesi, alla luce di questo ultimo posto, c'è qualcosa che non riparete? Ma c'è un punto di rottura in questo campionato importantissimo che non mi sarei mai aspettato, che era il punto di risalita. Noi nella squadra negli ultimi due mesi ha fatto delle buone prestazioni, non buoni risultati, ma buone prestazioni, Udine, Parma, in casa con altre squadre. Il punto di svolta è la mancata preparazione fondamentale di due partite che erano Atalanta e Pescara. Erano i 6 punti che ci servivano per uscire dal ghetto e che non sono arrivati, e imputo alla mia dirigenza la non preparazione di quelle due partite fondamentali. È stata preparata una partita importantissima come il derby in maniera splendida, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista della preparazione. È stata preparata in maniera deleteria e me lo chiedo ancora io perché oggi non riesco a capirlo, un punto fondamentale di queste due partite. Era la svolta del nostro campionato, sarebbe stata la svolta anche la vittoria a Cagliari, sarebbe stata la svolta la vittoria a Udine, sarebbe stata la svolta la vittoria a Parma. Abbiamo avuto tanti episodi negativi che ci siamo meritati, però non voglio tornare indietro e pensare all'altro versato. Abbiamo avuto questa squadra che poteva vincere diverse partite e non è riuscita a vincere per colpe sue, perché perdere negli ultimi minuti non è solo sfortuna, ma anche mancanza di determinazione e mancanza di attenzione. E spero che di cominciare veramente da domenica un nuovo ciclo, perché altrimenti sarebbe veramente dura. Da Genova arrivano messaggi battaglieri, ieri Portano ha detto che questa sarà una partita da uomini veri. Lei crede che in questa squadra ci siano uomini veri in grado di poter prendersi il peso sulle spalle di questo momento? Io penso di sì, penso che sia in difesa abbiamo degli uomini veri, sia in mediana abbiamo degli uomini veri, e abbiamo anche in attacco, ritorna Miccoli che è importantissimo, Fabbrini per me è stata una lieta sorpresa, è un ragazzo bravissimo, abbiamo un portiere veramente bravo che è un uomo vero, per cui io penso che a far diventare anche gli uomini veri siano poi i risultati, no? Il Genoa ha avuto sia la fortuna che la perizia di raggiungere ottimi risultati, però se domenica fosse stato il Palermo a affrontare l'Udinese avrebbe perso in casa 2-1, perché quello che ha sbagliato l'Udinese di fronte alla porta del Genova, se c'era il Palermo gliene faceva 3. Il Palermo invece dall'Udinese è riuscito a prendere un gol su un non tiro, su una palla persa dal portiere, è andato sui piedi di quell'altro, no? Questo è il Palermo di quest'anno. Presidente, ha parlato di Miccoli, abbiamo scelto il giocatore a Palermo, il rinnovo, cosa fatta, ci siete lavorando? Ma il rinnovo di Miccoli non è mai stato in discussione, il rinnovo di Miccoli è una strategia che a un certo momento la società ha avuto col ragazzo per cercare di sfruttare lui al meglio come impegno sul campo, ha detto guadagnatelo il rinnovo perché noi abbiamo bisogno di un Miccoli al 100% per salvarci, guai, senza Miccoli non ci salviamo, e Miccoli resterà con noi fino alla fine della carriera, altri 2 anni. Ah, poi un attimo, Bulla, e poi anzi, Vitale a completare, poi Bulla.
Io un po', se possibile, chiedete questo primo concetto, cioè voi avete voluto, diciamo, cavalcare l'onda del rinnovo come stimolo da quello che... Ma come si fa con tanti giocatori? Perché tanti giocatori gli si dice, tu gli dai il rinnovo e vanno in pensione, e succede. E questa volta si vede che lui non è... Per cui uno adopera le strategie, no? Dice, dai il rinnovo a Migliaccio e poi va in pensione, ho capito? Quindi adesso avete deciso di cambiare strategia? Ma non è cambiato la strategia, in questo momento qui Miccoli penso che sapendo che il rinnovo per lui viene fatto, c'ha l'entusiasmo per fare il capitano in quest'ultima partita, perché sarà anche il capitano l'anno prossimo. È una strategia psicologica, non è una strategia... Su 2 anni di contratto state lavorando? Sì, sì. Salve Presidente, in questo progetto futuro, quindi ambizioso, ovviamente ci sarà spazio anche per Giorgio Pinetti, che carica, dico, cosa... Ma io sono contento dello staff che già adesso lo sto creando, ci stanno arrivando altre, sotto Patrizio Trebale per niente, altre 2 persone giovani, dirigenti di ottimo livello, sia dal punto di vista del marketing futuro del Palermo, dell'immagine del Palermo, che è molto importante, e probabilmente se poi faremo questa partnership con il capitale arabo, la struttura dovrà essere ancora molto, molto più forte, insomma, e Perinetti è un punto di aggregazione, di partenza e di tranquillità. Sicuramente magari poi vicino a Perinetti ci saranno anche dei tecnici di ottimo livello per la ricerca di giocatori nel mondo, Perinetti lo vedo come direttore generale sportivo della società. Mentre si parla addirittura, è un'ipotesi, un'indiscrezione, un clamoroso ritorno di Foschi, ma è vero oppure sono... Quello è un desiderio dell'amico Rino, lui verrebbe anche gratis, mi telefono ogni 15 giorni, Presidente, qui non ci sto più, vengo con lei. Mi fa piacere, però ecco, Rino deve rimanere al Genova adesso, non lo so, no? Il futuro non si può mai ipotecare, vediamo. Maurizio, possiamo mettere nel conto di questo momento difficile del Palermo che squadre come Pescara, il Genova, come ricordavi tu, il Cagliari e l'altro che è il Siena, improvvisamente si mettono tutte a vincere e quindi dico, bisogna anche tenere conto di questa variante. Sì, ma sai, il Siena, allora, il Pescara non vince da 5 partite, ha pareggiato solo con noi, ne ha perse 4. Il Siena ha avuto la fortuna di trovare un Inter disgregata e una Lazio sulle gambe, ma non solo, lo dico prima, il mio allenatore cosa ha combinato ieri sera, ha stravolto la squadra, non si sa perché, e c'era una squadra solo che correva che era il Siena, insomma, ecco, non penso che il Siena sia diventato il Milan, ha fatto un'ottima partita, ma ha avuto la fortuna di trovare una Lazio che non era la Lazio che abbiamo incontrato noi. La domanda ai tifosi, tu hai iniziato dicendo che vuoi creare questo rapporto più vicino, cosa vogliamo dire proprio visto che è una partita importante? La Foggia Rosa Nero che era quella famosa quando si veniva a Palermo. Ma devono dare affetto, amore e convinzione di vittoria alla squadra, perché se loro vanno a vedere la partita con la convinzione di perderla, la perdiamo. Devono andare convinti di vincere la partita come è convinta la squadra, come siamo convinti noi. Perché naturalmente troveremo un Genoa che viene qui forte a combattere, sarà un combattimento duro, ma noi vinceremo. Repubblica TGS Calciomercato. Sì, Presidente, sono un po'. Fuori c'è uno striscione, si firmano solo i soliti 100, sono gli stessi che sabato hanno messo lo striscione Zampari in Lattene. Sono questi tifosi che lei dice non sono quelli reali, però ultimamente si fanno sentire molto più forte. Ho detto che non sono quelli? Che non sono quelli reali. Quelli no, sono reali, non sono la maggioranza per fortuna, sono reali, sono vivi, sono lì. Per far capire a questi tifosi che il Palermo non corre il rischio di fare la fine del Venezia, cosa si può fare? Ma prima di tutto Palermo non è Venezia, fare il calcio a Palermo a Venezia è una follia, solo io riuscivo a farlo. Palermo ha una tradizione di calcio, Palermo è una città di 1 milione di abitanti, Palermo stiamo andando avanti, partirà fra 3-4 mesi il centro sportivo come arrivano le autorizzazioni, il terreno è già nostro, partirà lo stadio, con Leo Luca stiamo lavorando anche su quello, per cui noi stiamo andando avanti indipendentemente da tutto e la contestazione ci sta, hanno contestato, ha detto Campedelli e Sartori a Chievo, che li ha portati in Serie A in un paesino come una piccola città come Chievo, cittadina, figurarsi se non possono contestare Zamparini, cioè il mondo del calcio è in Italia questo, no? Sei osannato quando vinci e sei condannato quando perdi. Ecco, io apprezzo il calcio inglese che ha un equilibrio diverso, ma noi non siamo inglesi.
siamo migliori in tante altre cose, però in queste cose no. Salve Presidente, qui che messaggio ha voluto dare alla squadra in vista della partita di sabato sera? E vincere, ci vuole un altro messaggio. Vincere, essere coesi e naturalmente andare in campo sapendo che siamo sotto di 2-0. Ho fatto l'esempio della partita col Pescara. Gli ultimi 15 minuti quando hanno preso il gol, abbiamo visto un Palermo diverso. Era sempre lo stesso Palermo, ma era un Palermo diverso sul campo con la voglia di recuperare. Ecco, noi dobbiamo andare in campo con quella voglia lì dall'inizio. Buongiorno Presidente, sono qui. La scorsa settimana Rios ha parlato del trattamento ricevuto dallo Monaco nella sua gestione del Palermo. Lui, come altri giocatori, ha parlato di un'assenza di serenità con la presenza di Pietro Monaco qui a Palermo. È uno degli aspetti che si sente anche di obiettare alla dirigenza passata, quello di aver tolto serenità allo spogliatoio in un momento importante. Io non penso sia tanto la colpa di lo Monaco quanto dell'allenatore. È l'allenatore che gestisce i giocatori, non il direttore sportivo. E Gasperini non è un allenatore sul quale gli puoi mettere tanto i piedi in testa, sono scelte di Gasperini sbagliate. E una lacuna grave di Gasperini aver allontanato 6 o 7 giocatori o 8 giocatori da lui trascurati completamente. Una squadra è fatta di tutto il team, non puoi ghettizzare alcuni giocatori. Non aveva ghettizzato solo Rios, aveva ghettizzato anche Viola, al quale io settimana scorsa l'ho chiamato, gli ho chiesto, io non sapevo niente, gli ho chiesto scusa a nome della società, perché mi sono vergognato che nella mia società fossero state prese queste decisioni. Blocco Sicilia e poi a chiudere Corriere di Altezza, grazie. Presidente, il Palermo dopo la finale di Coppa Italia, quindi circa 2 anni, ha cambiato 7 allenatori e 6 direttori sportivi, non crede che tutti questi cambiamenti possano destabilizzare anche la squadra? No. No, penso che la squadra era una squadra abbastanza debole. Io il trofeo di 50 allenatori cambiati in 25 anni, perché sono 2 all'anno, quello che mi fa male al cuore è che quando ho fatto quel calcolo ho detto porca miseria, 25 allenatori pagati in più per la media di 500.000 sono 12 milioni e mezzo buttati via in questi 25 anni.